Allarme spoiler! Ci porterai in giro sempre. Sono nato per strada, io. Non ho mai visto in vita mia. Muore solo il conducente. Ma... non la prenderò mai la patente. Vissugo. Vai, 3, aspetta, 2. Aspetta, che posso scorreggiare io? No. Viva i vegani! Non è. Non è la no, non è vero, dai. Ti aspetta. 3, 2, 1. Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video vlog. Questa volta sono insieme a Tudor Laurini. Ciao. E Vegaj Vegaj. Cosa? Come ben sapete ormai, nessuno di noi tre ha la patente. Purtroppo. Oddio, abitiamo a Milano, quindi non è che ci serve a molto. Sarà un cazzo, però. Non serve a nulla, però la vogliamo. Però la vogliamo. Esatto. Ecco, io in realtà non ho ancora provato a prenderla. Tudor? Neanche. Tu invece? Però lui no, fa per noi. Io non l'ho mai provato. Lui fa per te. Non l'ho mai provato. Mai provato a prendere. Non ho mai provato, quello è l'importante. Ah, figurati. Allora, quest'oggi vogliamo andare assieme a fare il quiz della patente. Considerate che io non ho praticamente mai studiato. Tu non hai mai studiato. Ma cosa? Neanche tu hai mai studiato. Neanche tu. Sono studiato. Io ho mai studiato neanche a scuola. Neanche tu hai mai studiato. Aspettatevi delle domande intelligenti e delle risposte molto non proprio intelligenti. No, no, mi sa di no. Siete pronti? Questa è un'applicazione. Tu fai. Sì, la conosco. Ricordiamo che non ho product placement. No, non ci hanno pagato. Anzi, esatto. Se volete pagarci, faremo la. Dateci la patente. Dateci la patente direttamente. Sono 40 domande. Eh? 40 domande. Hai 30 minuti di tempo. 30 minuti. Raga, in 40 minuti ce la facciamo. 10. Domanda numero 1. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta. Vero? Sì. Vero. E fin qua ci siamo. Dai. Ragazzi, ovviamente non ce lo dice subito se sono sbagliato. Ma alla fine o no. Del alla gioco. Fine. Non è un gioco. Alla fine del quiz ci dà tutte le risposte se siamo passati o meno. Il problema è che se poi passiamo, chi è dei tre che prende la patente? Tutte e tre. Tutte e tre. Cioè. La dividiamo. La dividiamo. Cioè, la dividiamo. Se avessi il termine in macchina, se non va. Esatto. Tutte e tre sul. Esatto. L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli. Vero. Vero. Che cazzo è l'isola di traffico? È quella cosa quella, che sta. È tipo la rotonda che c'è l'isoletta. Quella fisica che quella... sta. Sì, la chiamo. La fontanella. La fontanella, sì. Quella... dove c'è la statua. Che cazzo la chiamano fontanella? La fontanella. Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi. Sì. Perché no, se falso. Sì, è no, vero, è falso. E no, non è che sei un non è che sei un vecchio. No, ma se tu sai che sei mongo e fai sono capace a fare. Ma sai che ma se sei mongo è consigliato. Consiglia falso. Ti dirò anche io, secondo me è falso. Raga, se era vero, questa... sappiate che io prendo la patente dopo di loro. Sì, se invece facciamo tre errori. Per me era vera, la tre, ricordate, la tre per me era vera. Vedete nei commenti secondo voi qual è la risposta corretta. I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è consentita solo agli autobus. Falso. Perché? Perché? Perché è un'altra roba completamente questa, non è che cos'è sosta. Ma non mi ricordo. Però so che non è quella, so che io è mi fido. I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili. Corsie, che vuol dire? Questa non la so. No, falso. È l'unico che ha studiato. Secondo me è falso. Falso. Andiamo per. No, secondo me è falso. Cos'è? Aspetta, dimmi. Non so che cosa. Andiamo. Cos'è una corsia reversibile? Non lo so. Corsia reversibile è quella dove puoi fare inversione a U. Quindi non credo. Ma fai falso perché non è ma così. Ma scritti sul libro. Dai, ti dà la soluzione. Allora no, facciamo falso, dai. Allora, buttiamole giù. Pari vero, dispari falso. Bim, boom, bam, è falso. Ok, il segnale raffigurato. No. Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose, di cui la prima a destra. No, non è una serie di curve, è solo una curva. Esatto. Quindi è falso. Oddio, anche se potrebbe essere una serie di curve. Esatto. Però ti direbbe. Falso. Cioè, senza pensare. No, perché se è una serie di curve c'è quello. Così. Dai, è vero, però... c'è la biscia. Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve rendere sollecitamente libero per quanto possibile il transito. Vero. Vero. Vero, vero, vero. Devi mettere il triangolino a tot metri e devi dire: ah, raga, attenzione, c'è la droga per terra. Il segnale raffigurato si mai può trovare. Vita mia. Questa come è quella di Il segnale. Cosa? I treni. Vabbè, il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada urbana o extraurbana che gode del diritto di precedenza. Vero. Oh, mi fido io, eh? Sì, è vero. Mi fido. Sì, vabbè, sì, vuol dire che tu puoi entrare di cattiveria perché c'è la precedenza. Ok. Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km orari, non è obbligatorio l'uso del casco. Falso. Il casco anche se vai a duello. Usatelo sempre il casco. Il segnale raffigurato consente di sorpassare un veicolo che si è arrestato per la precedenza ai pedoni. No. Che domanda è? No, falso. Dai, Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei vero, sensi. Vero. O va uno o va l'altro. E in caso sarà più un semaforo o uno specchietto. Cosa? Bravo.
Sì, il mio paesino, ecco. Il paesino, Roma. Paesino. Tra le vie di Roma, le Trastevere, lì, no, vabbè, insomma. Esatto. La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità. Falso. Falso. Anche se. Quando vai. Aspetta, no? Ho capito. Quando vai a Roma al semaforo, non è che dici, oh no, sì, sono a 5 metri o 4 metri. Però lì sei fermo, non è da velocità. Falso. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie. Vero. No. La struttura della strada, cos'è la struttura della strada? E com'è fatta? Cioè, se c'hai buchi o no? Però la struttura della strada è anche quante volte divisa. Se ci sono dei corsi utili, ti puoi schiantare. Sì. E quindi è vero. Certo. Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità, purché si rampeggi durante un falso. Se c'è scarsa visibilità non si può sorpassare praticamente quasi mai. Vero. No, è falso. No, è vero quello che tu dici. Ok. Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato. Ma preso poco. Dicchi, ma pare la cosa di giurisprudenza che la patente. È vero comunque, è vero. Cioè, anche se te lo bruciano, anche se ti bruciano il motorino, non può valere il doppio di quello che valeva quando te l'hanno bruciato. Logico. Cioè, è proprio logica, vero. Vabbè. Ha ragione lui. L'attico. Non mai la patente, mai. Ci porterai in giro sempre, eh? E dai, eh. Dai, l'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua falso, ovvio che incide. Perché può incidere. Sì. Se metti cadere in frangente lo zaino là. Esatto. Durante la marcia fuori dai centri abitati è obbligatorio fare uso delle luci anabbaglianti, sia di giorno che di notte. Che cazzo sono anabbaglianti? Aspetta. Anabbaglianti sono non gli abbaglianti, quelli sotto, i fari normali. Sì, mi sa. Sì, vero. Vero, vero. Vero, vero. È vero. Non lo so, non ho mai guidato una macchina, forse l'ho fatto ma non potevo. Se un figlio della strada è in stato di incoscienza, Sei un figlio della strada, io sono nato per strada, io. Sei un figlio della strada, dove vengo insomma, io. Comunque già fasciagli la testa, no, non bisogna toccarlo mai nella vita. Falso, non bisogna mai perché toccarlo. Se gli spacchi, se non c'è un pezzo di piede fuori, non è che gli fasci la testa e gli passa. Cioè, non aspetta, è il bug. Come in altra, no, sì. ti sei rotto il dito. Aspetta, dammi la testa. La striscia bianca, e dai, continua di mezzo in figura. No, aspetta. Chiediamo a Regge. Neanche l'Apo la leggeva questa. La striscia bianca continua di mezzo in figura, consente l'inversione di marcia nel stare a doppio spazio. Falso. No, solo Dario lo fa. Su strada a senso unico, per svoltare a sinistra bisogna tenersi su margine destro. Sinistro. No, sinistro. A senso unico, per svoltare a sinistra. Sinistro. Ah, hai visto, io ho detto quella giusta. Non è vero, è vero. È vero. Aspetta, ma senso unico. Senso è uguale. No, perché chi prosegue, cioè se è abbastanza largo, allora prosegue a destra. Ok. Il primo incrocio. Oh. Che cazzo? Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa prima dell'autocarro N, dopo il transito del veicolo L. Allora, solo una cosa, a Roma funziona così. Chi bussa prima, chi passa. Chi va più veloce passa. Esatto, i più forti passano. I più forti passano. Le donne più forti. E dai, è vero. Ma no, ma va. Allora, no, aspetta, passa subito, no. No. Passa prima L, secondo me. Passa prima il filobus. Passa prima la E. Passa prima il filobus. Sì. Ma L può passare comunque. L passa sempre, L è morto. Oh! No, aspetta, non puoi mettere le spoiler. Ma tutti allarme spoiler. Comunque, allora, L passa e quindi questa parte è vera. No, vero. Vero. Vero, sì, perché se L passa il filobus, poi E c'ha la destra libera. Su, invece vediamo di te, se la sbagli ci dai 2 euro. Oh, cos'è la multa? La l'area C devo pagare. E ti dicono, attento, qua dentro il cantiere. Dove cazzo vivete? In Italia. Mai visto in vita. La luce gialla fissa si spegne insieme con il verde. Sì. Vero? No. Sì. 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 Sì, quando è sì, verde, è quando gialla, diventa. Esatto. Abbiamo capito che tu il pandino non lo comprerai mai. La sua macchina di sogno è un pandino. Il pandino. Quello vecchio. I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per essere in grado di sfondare le barriere se non sei capito. Sì! Ah, se non è falso. Sì, cazzo! Però c'è cioè, chi sì. Piace. Se sei Trevor lo puoi fare. Se vai, ci abbiamo tutto. Ma vero. Ma frate, dobbiamo vincere. È un gioco. Il segnale raffigurato per annunciare una direzione consigliata. No, falso. No, obbligatoria. Beh, anche se il consiglio no, è un po' obbligatorio. Ok. La soluzione di sarà buttata casissima, poi arriva il coso 30 su 0 errori. Faremo forse il 3. Forse l'unico io dico 4. L'assunzione di alcol rende meno sicura la guida perché può modificare pericolosamente le capacità di concentrazione e attenzione. È vero, non bevete. I movimenti del liquido che si verificano all'interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio durante i cambiamenti di direzione frenate e accelerazione sono le maggiori cause di instabilità dei complessi dei veicoli. Vero.
Ma non io non capivo neanche quello che ho letto. È obbligatorio ridurre la velocità in prossimità degli autovelox. È obbligatorio. In realtà no, lo si fa perché uno evita la multa. Non è la obbligatorio. Perché sono scemo. No, essere scemi non è obbligatorio, infatti. Il segnale raffigurato si trova anche fuori dei centri abitati. Beh, è vero. Beh, è vero, sì. Aspetta. Sì, è vero. Sì, è vero. In autostrada non te becchi. No, vabbè, sì, tangenziale, tangenziale, col trattore, andiamo a comandare. Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni lavorativi. No, è comunismo dalle 8 alle 20. Ma non, dopo... c'è, non c'è la falce, frate. Ah no? Sì, c'è no, un... c'è il martello, quindi è vero. Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km orari durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Vero. Vero. Nell'intersezione di figura il veicolo T passa per ultimo. Allora, R, primo R, R poi... poi... B, R, B, D, T, vero? R, B, D, T. Ti vedo poco partecipe. Secondo me è falso. Però lascia vero. Però lascia perché, vero. Perché, però perché è falso? Non lo so, però secondo me è falso. Perché? Perché T io lo vedo che passa prima di D. Eh no, perché ti dai. Eh no, lo so, lo so. È logicamente vero, però secondo me è falso. Ma sì, ma funziona un po' come a Roma. Chi c'ha il cazzo duro? Ma esatto, ma. C'è il cazzo duro. Allora, la vita, ragazzi, è così, esatto, che funziona. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. È consentito falso. Il conducente che le intende sorpassare deve assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella del veicolo da sorpassare. Falso. Altrimenti tu col pandino non puoi mai superare. È vero, però è sempre in fondo. Esatto. Io invece supererò tutti. Col pandino, ragazzi. Il pandino a metano. Dopo l'ultima, ragazzi. L'ultima. 40 su 40. Ci ho messo 12 minuti solo, eh. E dai, dopo un incidente, se c'è un principio di incendio del veicolo, muore solo il conducente. Boh, tu guarda, non fai neanche la pratica, ecco. Non fai neanche la pratica, te la danno così. Bravo, bravissimo. Dai, la sua. Dopo un incidente, se c'è un principio di incendio nel veicolo, in mancanza di estintore si può utilizzare una coperta bagnata per spegnere le fiamme. Vero. Ragazzi, allora, abbiamo fatto 7 errori, io so già quanti ne abbiamo fatti, sì, poi il 35 io ho detto falso. Anche il 3 hai detto che la posta, vediamo. Io dico 4 errori. Bocciati. 5 errori. Va bene, anche tanto, pensavo peggio. Raga, abbiamo perso. Considerando che c'era tutto, va bene, 5 errori. Il conducente deve cambiare. Il 3 era vero, cioè era falso, non abbiamo detto vero. Come era? Cioè, quella, il 3, quella che tu hai detto che era contrario. Ah, quindi se tu sei scemo rimani in buca. Poi, per quanto abbiamo sbagliato. Ciucciate di cazzo. Allora, la strada suddivisa in corsie. Tu l'hai detto. Allora, ma nessuno rispondeva. Io ho detto vero, invece era falso. Se facevamo questa giusta, vincevamo la partita. La sosta è espressamente vietata dalla norma del codice stradale. Le sostanze televendono cose. Tu hai detto era falso, invece era vero. Beh, non ho capito qual è. Quella non che ho letta questa. Tu hai detto, ci sono per forza i cartelli. Invece che no. Che cazzo ne so se Ah, perché l'autocaravana è un coso che trasporta persone. Vabbè. No. Ma mortacci vuoi... sua. Che cazzo. Non la prenderò mai la patente. Ma fanno i trucchetti pure qua. Fanno l'autocaravan. Vabbè, poi tutte giuste. E poi tutte giuste. Ragazzi, non abbiamo sbagliato gli incroci. Vero. Già quello è un grande passo. Vabbè. Io, ragazzi, direi un'altra cosa. Come? Arriviamo a 40.000 like. E questo test lo farai con chi in realtà ha la patente. E voglio vedere quanti errori farai. Ragazzi, 40.000 like. Farò con Stephanie e Sasha. Stephanie e Sasha. E vediamo chi riesce a passare la sfida. Noi che non abbiamo mai aperto manco un libro. O loro che in realtà la patente già ce l'hanno. Noi che non abbiamo mai aperto un libro. Ah! Ah già, effettivamente. Ma neanche io l'ho aperto. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare mi piace se piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguiteci su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Noi vi salutiamo, ciao, buon video a tutti. Aia, ma schifo. Dobbiamo stare tanto così. Un paio di minuti. Grazie. No, ma non scorreggiare tu. Devo scorreggiare per forza. Gira. Lo stretchi questo. Adesso poi jeans. Ho mollato, raga, non c'avevo più. L'hai mollato. No. Che schifo. Ho mollato in quel senso. Che schifo.